Buongiorno bimbi grandi! Ciao Ciao cari bimbi, ciao cari grandi, ci salutiamo qua. E tutti insieme, ci salutiamo qua. Ciao, ciao! Ada! Ciao Ada! Ciao Alessandra! Ciao Alessandra! Ciao Alessandro! Ciao Alessandro! Ciao Amelia! Ciao Amelia! Ciao Andrea! Ciao Andrea! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Beatrice! Ciao Beatrice! Ciao Carla! Ciao Carla! Ciao Chiara! Ciao Chiara! Ciao Chloe! Ciao Chloe! Ciao Francesco! Ciao Francesco! Ciao Gaspare! Ciao Gaspare! Ciao Gemma! Ciao Gemma! Ciao Joelle! Ciao Joelle! Ciao Giorgia! Ciao Giorgia! Ciao Giorgio! Ciao Giorgio! Ciao Giulia! Ciao Giulia! Ciao Manfredi! Ciao Manfredi! Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Matteo! Ciao Matteo! Ciao Mattia! Ciao Mattia! Ciao Rachele! Ciao Rachele! Ciao Raffaele! Ciao Raffaele! Ciao Sergio! Ciao Sergio! Ciao Sveva! Ciao Sveva! Ciao Simona! Ciao Simona! E dopo la merenda, benvenuto martedì. Buongiorno bimbi! Oggi cominciamo suonando il tamburo. Ciao a tutti voi, benvenuti. Adesso cantiamo una canzone insieme. Ciao a tutti voi, benvenuti. Adesso cantiamo una canzone insieme. Buongiorno bambini! Oggi è un nuovo giorno, oggi è il secondo giorno della settimana. Oggi è martedì. Era mamma, era di, era ma, era di, era martedì. E poi siamo nel nuovo mese, nel mese di maggio, sì. E oggi c'è un bellissimo sole splendente e un bellissimo cielo azzurro. E inizia anche a fare un po' più di caldo. E poi c'è sempre il nostro bellissimo fiore fiorito della primavera. Ciao bambini, buona giornata! Ciao a tutti voi, benvenuti! Adesso cantiamo una canzone insieme. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao ciao. Siete pronti a fare un po' di musica con Maestra Marcella? Ciao cari bimbi, ciao cari grandi, ci salutiamo qua. E tutti insieme ci salutiamo qua. Ciao bimbi, Ciao bimbi, ciao bimbe, Ciao bimbe. ciao silenzio. E tutti insieme ci salutiamo qua. Vediamo. È venuto Bubu di nuovo? Proviamo a chiamarlo? Lo chiamiamo? Bubu! Bubu! Già, sta arrivando Bubu! Eccolo! Ciao bimbi! Iam bamba ira, iam bamba iam bamba ira, iam bam bam. Iam bamba ira, iam bamba ira.
Iam bamba ira iam ba bam. È tornato a trovarci, avete visto? Vi ricordate la storia di Bubu? Che era stato l'ultimo personaggio che avevo incontrato? Andiamo a vedere. Prendiamo la nostra storia di Bubu e vediamo un po' se ci ricordiamo che cosa era successo. Allora, Bubu è caduto dal suo nido mentre stava dormendo insieme alla sua mamma. Prima ha fatto oh oh e poi, quando è arrivato a terra, boom, boom, boom. Tum, 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 ah. Ma ecco scendere dal ramo vicino un piccolo scoiattolo pronto ad aiutarlo. Ti sei perso? Ti sei perso? Sì, ho perso la mia mamma, non trovo più la mia casa. Non ti preoccupare, la troveremo. Come è fatta la tua mamma? E il nostro amico Bubu la descrive. Ma la descrive dicendo che la sua mamma è grande, grandissima, così. E allora lo scoiattolo, che era un po' tonto, lo porta da una mamma grande, grandissima, ma non era la sua mamma, vi ricordate? Era la mamma di Nino, la mamma orso. Eh no, quella decisamente non è la mamma di Bubu. Ah, non è la tua mamma? E com'è fatta la tua mamma? La mia mamma ha le orecchie a punta. Così. Ho capito, dice lo scoiattolo. Seguimi. Ma anche questa volta, vi ricordate, fa un altro sbaglio. Perché lo porta da un'altra mamma, la mamma coniglio. Neanche questa volta era la mamma di Bubu. E la mamma coniglio aveva tanta fame e voleva mangiare le carote. Vi ricordate che l'altra volta siamo riusciti a farla mangiare? Abbiamo fatto crescere le carote velocemente, così la mamma ha potuto mangiare. Ma Bubu era sempre triste perché non era la sua mamma neanche questa volta. E allora lo scoiattolo chiede: beh, com'è fatta la tua mamma? La mia mamma ha gli occhi grandi, grandissimi, così. Ah, ho capito, dice lo scoiattolo. Seguimi, ecco, ecco la tua mamma. Guardate bene. No. Neanche questa è la mamma del piccolo gufetto. Però il piccolo gufetto va davvero a trovare questa mamma. È una mamma rana. E si mettono a giocare insieme. Ma questa mamma aveva un po' di sonno. Guardate che succede. E pa 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 mua, mua. Pa, pa. Pa, 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 e pa, 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 e pa. Siamo riusciti a svegliarla? Sì. Siamo riusciti a svegliare la mamma rana. E siccome è una ranocchia e vive in uno stagno, questo stagno c'è una grande roccia. E la nostra amica rana fa così. Guardate. Bam bam. Yaram barari rari ra. Bam bam. Yaram bararam bam 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 yaram barari rari ra bam 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 yaram bararam yaram bararam 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 bam bararari ram yaram bararam bararam bam bam.
Yaram bam 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 bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Yaram barari rari ra bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Yaram barari ram. Yaram bararam 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 bam 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 ba. Yaram bararam bararam bam ba. Yaram bam bam bam. Musica, musica, duda di duda di duda, la musica è finita, presto ricomincerà. Musica, musica, ciao. Ciao, 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 ciao. È arrivato il momento di leggere un libro. Quest'oggi leggiamo Isola. Papà Isola. C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty ed un orso che si chiamava Gigi. L'orso Gigi presto sarebbe diventato papà. Sarò un bravo papà? Si domandava Gigi. Un super papà gioca a calcio, mentre a me non piace per niente, diceva Gigi. Un super papà sa nuotare come un pesce, mentre io non so neanche tuffarmi, sospirava Gigi. E poi un super papà sa come costruire una capanna per il proprio cucciolo, mentre io non so nemmeno usare un martello, diceva Gigi. Ma tu, gli disse con tenerezza Betty, tu sarai un papà capanna e proteggerai il nostro piccolo dalla pioggia e dal vento. Tu sarai un papà a cavallo e accompagnerai il nostro piccolo nelle avventure. Tu sarai un papà isola, dove il nostro piccolo potrà riposare. E tu sarai un papà aeroplano e al nostro piccolo farai scoprire il mondo. E quando il nostro cucciolo partirà per esplorare questo grande mondo, tu non sarai mai troppo lontano. L'orso Gigi presto sarebbe diventato papà e chissà, forse sarebbe diventato il super re di tutti i papà. E adesso cantiamo e balliamo sulle note di Whisky il ragnetto. La montagna, la pioggia.
Tutti a tavola con Maria. Vediamo che ricetta ci propone oggi. Genitori carissimi, buongiorno! Oggi sono molto contenta della ricetta che sto andando a proporvi. Non ho bisogno neanche della lavagnetta, perché i nostri ingredienti sono solamente ceci. Allora, io li ho messi a bagno la sera prima, tutta la notte, l'indomani li ho cucinati e questo è il nostro risultato. Questi sono i ceci interi, che sono sicura che ai miei bimbi piaceranno tantissimo. Con un filino d'olio possono anche mangiarli così, come piccole caramelline. O altrimenti li possiamo frullare e ottenere una bella cremina dove possiamo andare a metterci la pasta o quello che desiderate, o mangiarla anche semplicemente così. Ma la sorpresa, genitori, sapete qual è? È stata una sorpresa anche per me, perché ho frullato i ceci asciutti asciutti, senza brodino, e ho ottenuto una crema molto densa. L'ho stesa su un tagliere, così, l'ho fatta asciugare, e dopodiché, aiutandomi con un coltello e una palettina, l'ho tagliata un po' come fossero panelle, solo che questi sono solamente ceci. Poi con una palettina l'ho prese, le ho messe nella carta forno così e le ho infornate. Semplicemente ceci. Le ho infornate in forno ventilato in modo che loro asciugano e questo, genitori, è il risultato. Una sorpresa anche per me. Sono davvero deliziose. Bimbi, guardate che belle patatine che vi ha fatto Maria. Patatine di ceci. Buonissime. Un bacio, bimbi. Adesso è arrivato il momento del riposino, ma mi raccomando, andate in bagno, lavate le manine, lavate i dentini e buon riposo. E noi ci vediamo domani. Ciao!